Volete dimagrire ma siete stanchi di diete e complicati programmi dimagranti? Sì, l'ultima dieta del dottor Squalozzi era lunga 50 pagine. Ah bene, allora la scelta che fa per voi è la dieta vegetariana o vegana. E per avere successo senza fare danni, questo è quello che vi racconto oggi. I tre errori più comuni che facciamo tutti quando cominciamo una dieta vegana per dimagrire. Mi piace l'idea? È il momento di mettere subito un bel mi piace e fare schizzare in alto questo video. Tanti mi piace, altri nuovi video. Ma io mica voglio diventare per forza veg. Non c'è bisogno, l'alimentazione veg si può seguire per dei periodi o anche alternata a un'alimentazione onnivora. E poi la dieta veg per dimagrire funziona meglio delle comuni diete dimagranti. Lo sostiene uno studio americano congiunto tra la University of North Carolina e quella di Washington, pubblicato sulla rivista scientifica Obesity. Come sempre, link in descrizione. Errore 1. Mangiare poco. È vero che per dimagrire occorre una restrizione calorica, ma siamo sicuri che sia così determinante? Secondo le ultime ricerche, più delle calorie conta la tipologia del cibo che introduciamo nel corpo. Sicuramente frutta e verdura fanno meglio di patatine e snack industriali, ma bisogna comunque pianificare bene i pasti. Mangiare poco e seguire una dieta povera crea un dimagrimento apparente, nel senso che il corpo brucia sì, ma non i grassi. Se mancano proteine, acidi grassi, vitamine, minerali, il corpo da dove li prende? Dalla massa magra e dai tessuti, con conseguenze anche gravi. E con la certezza di riprendere i chili persi appena si interrompe la dieta. Errore 2. Dolci vegani. Scusa, se è vegano sarà sano, no? Dipende, il trucco è sempre leggere bene le etichette e comunque, per dimagrire, bisogna stare lontano dai dolci di tutti i tipi. Lo zucchero, anche se di canna, è sempre zucchero. I grassi vegetali e industriali sono sempre pericolosi per la salute e le farine, se sono raffinate, fanno sempre male all'intestino. Se avete voglia di dolci, meglio la frutta, fresca, secca o cotta. Errore 3. Fai da te. Questo è l'errore più comune, che spesso è la causa degli altri due. Per essere sicuri di seguire un'alimentazione davvero adatta a voi, è sempre meglio affidarsi a uno specialista, e in questo caso che sia vegano. Se volete dimagrire con la naturopatia, senza dieta e mangiando le cose che vi piacciono nel modo giusto, potete fare come hanno fatto già tanti amici trendy e sani: contattarmi per un coaching personalizzato. Il link è in descrizione. Per vedere tanti altri video trendy e sani come questo, unitevi alla community del canale, siamo già oltre 100.000! Iscrivetevi, attivate le notifiche e abbonatevi al canale, il link è in descrizione dove spiego tutto. Evitando questi tre errori, dimagrire mangiando con la dieta veg è facile e veloce. Se ami anche tu la salute naturale, metti adesso mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!